Dimmi poi quando, Aspetta, Pietro, comunque siamo un so. Vai, possiamo andare, vai. Siamo? Vado? Sì. Bene, allora questa avventura si conclude in questa fase. È stata un'avventura bella, come vi ho detto tante volte. Uso una metafora di Palio, perché sapete che siamo a Siena, e dico che chi perde un cogliona, nel senso che non è certamente una vittoria questa. E devo dire anche però che il percorso è stato un percorso faticoso ma molto molto partecipato, e il risultato che abbiamo ottenuto non era per niente scontato, perché siamo partiti da zero praticamente. E come sapete non avevamo partiti alle spalle, l'abbiamo sempre voluti tenere da parte, il nostro progetto era puramente civico, e aver raggiunto un risultato che comunque è abbastanza ampio in termini di consensi mi permette di ringraziare prima di tutto gli elettori, che comunque hanno avuto fiducia in numeri abbastanza consistenti su questo progetto. Poi tutte le persone che si sono messe in gioco come candidati, che hanno partecipato a questa tornata elettorale e che hanno trasmesso anche tanto entusiasmo al progetto, soprattutto quando abbiamo visto che stare insieme per realizzare questo sogno era veramente piacevole ed era proprio una speranza che tutti noi avevamo dentro il nostro cuore, oltre che per la città prima di tutto. Ecco. E quindi dopo questi ringraziamenti è doveroso anche fare complimenti a chi ha invece raggiunto il ballottaggio, perché comunque è una campagna elettorale impegnativa, si troveranno ad affrontare una città che ha problemi importanti, li abbiamo un po' analizzati tutti in questo lungo periodo, da un certo punto di vista quindi il loro lavoro sarà un lavoro molto pesante in una città che ha bisogno anche di ricostruire, come abbiamo detto tante volte, la propria identità e il proprio senso di comunità. Ecco. Lei ha fatto un percorso molto lungo, è partito molto in anticipo, portando avanti l'idea di civismo molto importante e molto forte. Oggi che cosa pensa? Perché a parte l'astensionismo che è il vincitore assoluto, poi hanno vinto i partiti. Allora, sull'astensionismo, guardando i dati di massa di Pisa, devo dire che Siena si è comportata meglio delle altre due città. Ho visto Pisa, siamo al 56 e massa al 60, quindi tutto sommato mi sembra che, certo, il trend nazionale è quello, però la città complessivamente abbia tenuto, non abbia incrementato questo astensionismo, quindi vuol dire che una voglia di partecipazione c'è stata. Forse penso il dato sia analogo a quello del 2013, dove si votò sempre due giorni. Non mi sembra che si vada peggio di altre realtà. Ecco. E hanno vinto i partiti, sì, evidentemente quello che c'è di bello in questo meccanismo che si conclude oggi è che, a differenza del Palio da cui sono partito nell'analisi, dove conta poi la fortuna, qui conta la democrazia. Quindi accetti meglio anche il risultato, al di là dello sforzo che è costato e del sacrificio, e comunque quando si parla di realizzare un sogno non è mai un sacrificio, no? Però siccome vince la democrazia è bene che vinca chi deve vincere, nel senso che bisogna levarsi il cappello e dire bene, questo è quello che hanno voluto i cittadini, che si chiamino partiti o si chiamino movimenti. Per me, per noi, era importante che fosse un movimento civico. Per i cittadini evidentemente questo non è stato sufficiente, anche se in termini numerici mi sembra che l'apporto sia stato abbastanza consistente per noi, non è stato sufficiente per farci arrivare al ballottaggio. Ma che cosa non è stato sufficiente secondo lei? Se un'analisi a caldo così. Non è stato sufficiente secondo me la consapevolezza da parte dei cittadini che potevano raggiungere finalmente la condizione di uomini e donne libere dalla presenza dei partiti, almeno per come vivo io la relazione con i partiti. Magari sapete benissimo, ci sono tanti candidati invece che non possono fare a meno di rappresentare la democrazia senza partiti, per cui è proprio una visione diversa. Noi speravamo che i cittadini capissero che potevano farcela anche da soli con meccanismi diversi anche nella fase di governo. Così non è stato, ma non è un dramma, perché comunque i partiti nell'arco costituzionale ci rappresentano e quindi è giusto che sia
come hanno deciso i cittadini senesi. Come muoverete in vista del ballottaggio? Ma senti, ci dobbiamo trovare domani, facciamo la riunione del comitato politico e abbiamo fatto proprio la scelta di sedimentare un po' stanotte, perché ognuno di noi deve un po' ragionare, anche, sai, ci sono state tante, ci sono tante liste, perché ognuno deve un po' anche tirar fuori i contenuti per poi metterli sul tavolo domani e decidere la strategia. Diciamo che domani sera ve lo saprò dire, non preferisco non pronunciarmi, perché come sapete il nostro è stato un ragionamento collettivo di coalizione, per cui ho bisogno di questo tipo di confronto prima di decidere. Che la coalizione resti anche in questa fase? Ma mi sembrerebbe doveroso, perché credo che i cittadini senesi, pur non avendo premiato noi con il ballottaggio, però comunque ci hanno rappresentato come una forza consistente, dando quindi credibilità a un progetto, e quindi mi sembrerebbe giusto che chi ha votato possa avere la continuità nella progettualità con un impegno ancora di noi come coalizione all'interno dell'amministrazione comunale. C'è qualcosa che ti rimproveri, che faresti diversamente rispetto a come è andata? Ma no, forse magari non perdere le staffe, no, ma scherzo, non lo dico, non è stato certamente quello che mi ha fatto vincere o perdere, no. Che cosa non farei? No, niente, nel senso che è stata una cavalcata veramente bella, che ci ha portato proprio veramente come una carica a cavalcare tutti insieme poi alla fine. E quindi le sensazioni che ha lasciato, credo non solo in me ma in ognuno di noi che hanno partecipato, tutti quelli che hanno partecipato, sono comunque sensazioni molto positive, ecco. Quindi chiaramente che ci sia un po' di sconforto, di dispiacere, è normale, no? Quando il tuo sogno non si trasforma in realtà è chiaro, ci rimane male, però ha dato tanto di positivo anche a noi stessi come cittadini la partecipazione a questo progetto, che secondo me è stato tutto bello, ecco, è stato un crescendo, come avrete notato. Non so se avete fatto caso anche alle altre sedi, davanti alla nostra sede c'era sempre gente, c'era sempre voglia di stare insieme, di ridere, anche di scherzare, di smagnucchiare qualcosa, di mettere musica, cioè era proprio una festa, che non era una festa che voleva preludere al festeggiamento, ma era la festa dello stare insieme per realizzare un progetto, ecco. Tutto questo, secondo me, merita che abbiano continuità.